buongiorno a tutti, ma che sapore ha una giornata uggiosa questo? Un caro saluto, ciao, ciao Carlo. Ciao, ciao, oggi è veramente una giornata uggiosa. Vedremo poi a Genova in concomitanza con la partita, però insomma, oggi la prima canzone che ho ascoltato stamattina è stata Una giornata uggiosa e è tornato utile. Allora, cose di Grifone, facciamo un approfondimento, poi nel corso della giornata ci sarà spazio per parlare di Genoa Udinese. Ci piace fare un po' il punto della situazione sulla gestione dei 777 e allargando un po' lo zoom, capire dove sta andando questo Genoa e con che tempi. Direi che il bilancio è strapositivo, basta pensare che l'anno scorso alla fine di febbraio si era ancora in Serie B, si giocava con la SPAL, una partita complicatissima in un campionato complicatissimo, molta ansia, molto affanno in generale, poi la situazione è girata senz'altro per il meglio, ma non sono stati momenti facili. Ora, a distanza di un anno, ci apprestiamo a commentare un Grifone che è al centro della graduatoria in Serie A, un Genoa che sta viaggiando ad ampie falcate verso il suo futuro, un futuro brillantissimo e, Laura, permettimi di dire, con una piazza un po' meno ansiogena rispetto al solito. Se sia meno ansiogena, è comunque una piazza che è sempre molto vicino alla squadra, come anche dichiarato notizia di oggi il portiere Martinez ha detto che cosa, la domanda che cosa ti piace di Genova, e a lui ha detto il calore dei nostri tifosi è assolutamente unico, la loro vicinanza alla squadra è qualcosa che insomma si trova solo qui. Ecco, la gestione dei 777 partners, non possiamo che dare un voto altissimo dopo 2 anni e rotti di gestione, una situazione che senz'altro volge al meglio. Mi piace ricordare le tante critiche che questa dirigenza ha ricevuto, soprattutto per la sua struttura particolare e piuttosto snella. Si diceva che insomma Ottolini non poteva reggere da solo il mercato, che insomma c'erano alcune figure che mancavano. Adesso, potere dei grandissimi risultati ottenuti sul campo, come per incanto, critiche a zero e tutti promossi. Sappiamo che nel calcio questo è un discorso piuttosto delicato, è come correre su un filo in equilibrio molto teso, ci vorrà tanta pazienza perché gli incidenti di percorso sono sempre e comunque dietro l'angolo. Certo è che questa struttura societaria sta veramente dimostrando di saper reggere le ambizioni di tutti i tifosi. Struttura societaria che è alle prese ogni giorno con qualcosa di nuovo, qualcosa di per crescere, per investire. È notizia di questi giorni l'incontro del presidente Zangrillo e del direttore generale Ricciardella a Palazzo Tursi col sindaco Bucci per parlare del restyling del nuovo stadio. Anche questo è un mattone in più nella crescita di questo Genoa. C'è il bungolo di Euro 2032, lo stadio di Genova è candidato per ospitare qualche partita, non sappiamo se sarà così, però insomma il fatto che ci sia una manifestazione di respiro internazionale tra i papabili anche lo stadio Ferraris, senz'altro è un'ottima notizia. Ci piacerebbe così da utenti dello stadio Ferraris che non si pensasse soltanto dentro allo stadio ma anche al fuori, terra terra, ad esempio la disponibilità di parcheggi, la disponibilità di accesso. Sappiamo che la logistica non è felicissima per quanto riguarda la collocazione dello stadio Luigi Ferraris, però insomma nel 2024-2025 magari ci può essere qualche soluzione innovativa in più che magari negli ultimi decenni non è stata presa in considerazione.
Le prossime 2 settimane saranno 2 settimane decisive, perché è di fatto il tempo che si sono prese le società, cioè Genoa e anche Sampdoria, che insieme si dedicheranno a questo progetto dello stadio, che in realtà in qualche modo esiste già, e il presidente Zangrillo ha definito questa operazione uno straordinario intervento di riqualificazione dello stadio e di fatto uno stadio che lui ha definito essere uno stadio della città, quindi uno stadio di tutti. Sicuramente il Ferraris adesso ha bisogno di cure, chissà che appunto questo 2032 sia la motivazione per porre davvero qualche modifica all'impianto. Mentre a Milano il dibattito è apertissimo se rimanere a San Siro o magari prendere altre strade, che stanno valutando sia Milan e Inter, mi trovo assolutamente d'accordo. La politica del Genoa, che continua a insistere sempre e comunque sul Ferraris, perché quella è la casa del Grifone, e penso che quella rimarrà indipendentemente dai rapporti con i cugini. Però insomma, non esiste che il Genoa vada a giocare da nessun'altra parte le sue partite casalinghe, e il fatto che questa ipotesi non sia neanche alla lontana presa in considerazione senz'altro va a coincidere con il sentiment della tifoseria genoana, che vuole vivere la sua casa proprio tra quelle mura, ovvio con magari un discorso di maggior fruibilità, perché l'impianto ha i suoi anni. Già appena arrivati i 777 avevano incontrato il sindaco Bucci e avevano esposto quello che era il loro progetto a lungo termine per il Genoa, e avevano parlato che la loro visione, avevano detto che la loro visione del nuovo stadio sarebbe stata quella di uno stadio che era vivo 365 giorni all'anno o comunque tutta la settimana, per far sì che appunto non sia solamente una casa per le partite, ma proprio anche qualcosa che possa ospitare anche altre attività che possano essere comunque attrattive durante tutti i giorni dell'anno. Abbiamo intitolato anche nella nostra copertina quale potrebbe essere il prossimo step. Ecco, il Genoa, però lo dicevamo, numeri alla mano, soltanto l'anno scorso era in Serie B e non aveva a fine febbraio la certezza di ritornare in Serie A. Sappiamo che i risultati delle squadre di calcio generalmente sono piuttosto svolazzanti, per questo d'accordo che il Genoa sta bruciando le tappe, però attenzione, perché in caso magari di un incidente di percorso non sarà tutto da buttare via. Mi spiego meglio, il discorso è che ad esempio si parla già di Europa, si parla già di parte sinistra della classifica, qualcuno, come si dice in gergo ciclistico, sta andando un po' in fuga. Non dimentichiamoci che ad esempio nella gestione per cassi per portare l'Atalanta all'Europa sono servite 7-8 stagioni, idem per quanto riguarda la gestione Saputo per portarla da una mediocre Serie A addirittura alle porte dell'Europa, sono passati 7-8 anni, quindi tempo al tempo per i 777, diamo il tempo a questi bravissimi dirigenti di lavorare senza pressioni, senza eventuali giornalieri mal di pancia che possono sempre e comunque capitare. Genoa che oggi durante il riscaldamento indosserà una divisa con la patch Genoa 2024, a testimonianza, a supporto del ruolo che ha la città di Genova in questo 2024, capitale dello sport. Quindi questo è un altro di quei tasselli, di quelle testimonianze che insomma in qualche modo avvicinano sempre di più il Genoa, la realtà Genoa, ma anche insomma tutta la società a quella che è la realtà della città, e che insomma vedrà dal punto di vista sportivo appunto questo simbolo di Genova 2024 come capitale dello sport.
Altra zoomata che mi piace fare sulla gestione americana. L'anno scorso, soprattutto quando il Genoa faceva fatica a centrare qualche risultato positivo, veniva messa da parte di qualche criticone sotto l'occhio di bue questa gestione, dicendo che qualcuno probabilmente diciamo che mancava teoricamente qualche figura, qualche dirigente in più, c'era un po' di disorientamento perché mancava ad esempio una figura centrale che fosse sempre comunque presente al campo, vuoi un presidente, vuoi un direttore generale plenipotenziario. Anche in questo caso, potere dei grandi risultati dei ragazzi di Gilardino, sono sparite come d'incanto tutte le critiche. Vuol dire che i 777 al tempo avevano visto giusto, hanno dato tempo al tempo, come tempo al tempo ha dato la grandissima parte della tifoseria, e adesso i risultati si stanno vedendo. Certo, bisogna abituarsi a questo nuovo calcio dove le proprietà sono straniere, dove nel caso del Genoa tutte le decisioni importanti vengono prese dall'altra parte dell'oceano, ma insomma chi rimane ancorato a un calcio dove c'è un padre padrone in stile presidentissimo anni 80 deve un attimo aggiornare il suo orologio, perché vediamo ormai il calcio è globale e il calcio naturalmente non si sottrae al mondo che viaggia alla velocità della luce. Calcio, sport che è intimamente legato anche alla questione marketing, perché comunque quando ormai le società e comunque le dirigenze si occupano di questioni sportive, inevitabilmente si occupano anche di questione di marketing, di questione di appunto di introiti anche da altri punti di vista. Novità per il 777 anche da questo punto di vista, con la notizia dell'imminente apertura, o comunque della prossima apertura, di un nuovo Genoa Store, che non sarà solamente un Genoa Store riservato alla vendita di gadget, di divise, di maglie, eccetera, della squadra, ma insomma un punto Genoa un po' più ampio in uno dei palazzi storici dei Rolli, a Palazzo Serra, in Piazza Banchi, quindi insomma nel cuore della città. E anche questo è un po' una decisione che ha vari simboli, vari significati, che comunque testimoniano l'attenzione che i 777 hanno per il mondo Genoa, e che non è solamente la parte sportiva, ma proprio anche la società, appunto Genova e Genoa. Ecco, allungo poi il tuo discorso e le tue doverose sottolineature con il fatto che poi nei piani della società c'è anche il potenziamento dei campi di allenamento, il progetto agli Arzelli prosegue, e dunque giusto per dotare le varie squadre del Grifone di strutture sempre più all'avanguardia. Insomma, abbiamo voluto fare una zoomata su tutto ciò che magari non è braccetto di destra, di sinistra, di schemi, di punti di classifica, per insomma dare il giusto merito a questa società, a questi dirigenti che tanto stanno investendo sul Grifone, per sottolineare il fatto che l'umore del tifoso non deve essere assolutamente legato a doppio filo a un risultato andato bene o andato male, ma la crescita di un club passa attraverso ovviamente ai risultati, ma anche a una serie di strutture e di aspetti che il Genoa sta continuando a curare con sempre maggior attenzione. Insomma, un Genoa che sta diventando a larghe falcate una società di respiro europeo. Quindi pronti a respirare Europa senza fretta, senza comunque troppi patemi, troppe attese, ma insomma seguendo questo percorso come lo stiamo seguendo già dagli anni scorsi e dalle varie vicissitudini che ci sono state. Per quanto mi riguarda non ci sono segnali per poter avere timori, ma insomma bisogna essere fiduciosi.
perché l'attenzione, anche se è primariamente sull'aspetto sportivo, e lo hanno dimostrato con la società, gli 777, con gli investimenti per quanto riguarda la parte sportiva, e insomma sia nella scorsa estate sia nel campionato, nella recente sessione di calciomercato, anche tutto quello che c'è attorno al mondo Genoa, che è decisamente importante, anzi lo è sempre di più. Ecco, senza dimenticare poi un bilancio che è sempre meno cupo e sempre più sorridente, intanto il numero di giocatori a libro paga è sceso drasticamente negli ultimi mesi, i giocatori che sono a libro paga stanno sempre più dando un contributo, questo vuol dire che la rosa si è senz'altro snellita, si è senz'altro in maniera esponenziale immersa in un mare di qualità, e poi non dimentichiamo i rinnovi sempre più frequenti di quelli che i 777 hanno individuato come le colonne portanti per il futuro. Mi viene in mente l'ultimo rinnovo in settimana di Johan Vázquez, senz'altro un giocatore di categoria, uno che ha dimostrato di tenere moltissimo al Genoa, insomma un giocatore che gioca sempre comunque davvero grifone, al di là delle peraltro ottime qualità del giocatore e dell'uomo, il Genoa insegue senz'altro questi profili. E poi, per quanto riguarda gli obiettivi a medio e lungo termine, Gilardino ovviamente continua a parlare di 10, 12, 14 punti per raggiungere la salvezza, a nostro modo di vedere, o almeno a mio modo di vedere, basterebbe battere l'Udinese per avere in tasca una virtuale salvezza. Non parleremo più di salvezza, perché insomma i problemi per mantenere la categoria sono in casa d'altri e non certo a Pegli, quindi campionato senz'altro tranquillo. È una squadra che può arrivare a 45-48 punti senza fare i salti mortali, e poi dal prossimo anno si comincerà a guardare magari più verso l'alto che verso il basso, con nuovi tasselli, con nuovi rinforzi, con operazioni di mercato senz'altro azzeccate. Non dimentichiamo che anche la prossima sessione di mercato vedrà il Genoa con dei paletti da rispettare, ma abbiamo visto come si comporta questa dirigenza, lo ha fatto in maniera egregia anche nell'ultima sessione. C'era da fare una cessione, c'era da sacrificare un giocatore bravissimo come Dragusin per la ragion di Stato, così è stato, ma i soldi poi sono stati prontamente reinvestiti. Pensiamo che tutto questo possa capitare anche in estate, immaginandoci poi le future sessioni di mercato a mani libere e con i 777 pronti a iniettare nuovi capitali nelle casse della società, a fronte di un parco giocatori senz'altro più snello e senz'altro più reattivo, con un discorso di marketing che sta cominciando a muovere passi importanti. Insomma, il tutto volge veramente al sereno, con una tifoseria assolutamente appassionata che anche con l'Udinese volerà oltre le 31.000 presenze. Insomma, un quadro che volge sempre e comunque al meglio. Volge al meglio, volge verso il sole anche questa giornata uggiosa, sembra un po' meno uggiosa dopo questi dialoghi. Sappiamo che nel mirino dei rinnovi presto ci sarà anche Morten Frentrup, e perché ogni settimana qui sembra che in qualche modo si metta un mattoncino per quanto riguarda il futuro. Vedremo quando accadrà, però è anche il rinnovo di Frentrup è qualcosa che testimonia appunto l'attenzione e il continuo lavoro che la società sta facendo sia sulla rosa attuale sia in previsione della prossima stagione. Parole sacrosante, mi piace sottolineare in questo contesto assolutamente idilliaco, ma anche assolutamente oggettivo, perché
io e Laura non siamo dei baciabancone, come si dice in gergo, abbiamo snocciolato semplicemente dei dati oggettivi, assolutamente confutabili da parte di tutti, e non dimentichiamoci che quando c'è stato da criticare si è criticato. Mi piace sottolineare anche l'immensa intelligenza di questa tifoseria che nell'unica giornata storta di questi ultimi 2 mesi e mezzo, ossia la sconfitta con l'Atalanta, dopo tra l'altro una signora partita, al momento in cui il Genoa ha subito il terzo gol e dunque l'Atalanta ha vinto la partita, dalla gradinata nord è partito un enorme applauso. La notizia ha fatto il giro d'Italia, perché cosa non comune. Questo dimostra che la tifoseria sa capire i momenti giusti, sia nei confronti della società sia nei confronti dei giocatori, perché in fondo il tifoso genuano sogna giorno e notte la stella, ma poi alla fine si accontenta di una maglia sudata da parte da chi di chi la indossa. Pronti quindi per questa partita, questa sera, Genoa-Udinese, appunto come diceva Carlo, un Ferraris che sarà come al solito molto molto affollato, insomma sempre queste oltre 30.000 presenze che fanno del Genoa una delle piazze in cui la propria tifoseria appunto riempie di più lo stadio, ed è questo un motivo di orgoglio, perché il Genoa da questo punto di vista è davanti a moltissime squadre anche molto più grandi, insomma, quindi merito ai tifosi, a tutti coloro che tutte le volte rendono il Ferraris qualcosa di unico, per cui per il Genoa è un 12° uomo, per gli avversari un avversario davvero in più contro cui lottare. Allora, possiamo chiudere qui questo primo collegamento di giornata. Noi naturalmente ci sentiamo tra breve, quando saremo al Ferraris, per entrare nel merito tattico e tecnico di questa sfida tra Genoa e Udinese, che promette tantissimo. Ciao! Ciao, www.carlodarani.it, anche YouTube, ci aggiorniamo più tardi. Ciao!